sopra la teoria di Stern della costante assoluta dell'entropia di un gas perfetto monoatomico. Enrico Fermi, 1923. La costante assoluta dell'entropia di un gas perfetto monoatomico fu determinata per la prima volta da Sacur e da Tetrov, con un metodo statistico che consisteva essenzialmente nel porre con Boltzmann l'entropia proporzionale al logaritmo della probabilità, calcolando il valore assoluto della probabilità, con l'ammettere che il volume delle cellette, in cui è perciò necessario dividere lo spazio delle fasi e che ha le dimensioni del cubo di un'azione, fosse precisamente uguale alla terza potenza della costante H di Planck. Essi trovarono in questo modo che l'entropia di un gas monoatomico è data dalla seguente formula, dove n è il numero degli atomi, k la costante assoluta di Boltzmann, T la temperatura assoluta, P la pressione ed m la massa degli atomi, che, nonostante la verifica sperimentale della 1, questo modo di dedurla non sia molto apparso soddisfacente, è dimostrato dal gran numero di lavori tecnici teorici che furono fatti in seguito, con lo scopo di trovarne una dimostrazione migliore. Di tutti questi tentativi, quello che senza dubbio ha meglio raggiunto il suo scopo è quello di Stern. Esso è basato sul seguente principio. Consideriamo il nostro gas come vapore di un corpo solido. Possiamo calcolarne la tensione massima in due modi. Primo, con la teoria cinetica dei gas, ed in tale modo otteniamo un risultato completamente determinato, senza costanti arbitrarie. Secondo, con la termodinamica. In tale caso si figura come costante arbitraria, precisamente la costante assoluta dell'entropia del gas, poiché quella del corpo solido si può ottenere per mezzo del teorema di Nernst. Col confronto delle due espressioni, Stern giunge a determinare la costante assoluta, ed il suo metodo ha il vantaggio di non fare supergas perfetto nessuna di quelle poco legittime ipotesi che sono necessarie agli altri autori, come per esempio quella di una quantizzazione del gas stesso, della quale non si vede chiaramente la ragione. Un punto però, che anche nella teoria di Stern non resta molto chiaro, è il seguente. Stern trova come densità del vapore saturo per via cinetica la seguente espressione, dove nu è la media geometrica delle frequenze elastiche fondamentali del corpo solido. W l'energia necessaria a far evaporare un atomo dal corpo solido allo zero assoluto. Col metodo termodinamico egli trova invece come densità la seguente espressione, essendo nu la media aritmetica delle dette frequenze. La differenza negli esponenti di E viene da Stern spiegata con l'ipotesi cosiddetta dell'energia allo zero assoluto, secondo la quale si ammette che anche allo zero assoluto l'energia media di un oscillatore non sia uguale a zero, ma a mezzo quanto, cioè ad H nu fratto 2. Ammettendo questo, il calore di vaporizzazione di un atomo non sarebbe più W, bensì, siccome ogni molecola ha 3 gradi di libertà, W-3H per nu fratto 2, e così verrebbe compensata la differenza di due esponenti. In questo lavoro mi propongo di dimostrare che questa ipotesi innaturale non è affatto necessaria per spiegare la differenza suddetta, ma che basta perciò modificare leggermente la deduzione cinetica della 2, tenendo conto che le molecole del corpo solido possono muoversi soltanto sopra orbite quantiche. Per giungere cineticamente alla densità del vapore saturo, occorre anzitutto calcolare la probabilità di uno stato in cui, fissato il volume V, n di g atomi appartengono al gas ed n di s al corpo solido, essendo n uguale a n di g più n di s, il numero totale degli atomi presenti. Osservando che gli atomi del solido, a differenza di quelli del gas, sono distinguibili tra di loro per la loro posizione, si riconosce facilmente, ricordando i principi della meccanica statistica, che tale probabilità è data dalla seguente formula, dove d omega è l'elemento di volume dello spazio delle fasi, che ha per coordinate le coordinate di momenti x con y, p con i, dove i uguale 1, 2, punti di 3, n di g,
delle molecole del gas e le coordinate di momenti x con j, p con j uguale 1, 2, puntini, puntini, 3, n di s, degli atomi della parte solida. W è l'energia corrispondente allo stato d omega. Quanto alle molecole del gas non c'è nulla da dire. Invece, riguardo alle molecole del solido, modifichiamo un po' le considerazioni di Stern, osservando che le molecole del corpo solido possono descrivere soltanto delle orbite statiche, le quali in questo caso sono caratterizzate dal fatto che l'energia corrispondente ad ogni frequenza elastica deve essere n di Jane h nu di Jane, essendo n di Jane un intero e nu di Jane la frequenza corrispondente. Conformemente alla solita statistica della teoria dei quanti, attribuiamo a ciascuno di questi modi elementari il peso H, ponendo cioè dxj dpj uguale H, di modo che avremo la seguente relazione per d omega. L'energia W si calcola come somma dell'energia cinetica delle molecole del gas uguale a sommatoria p con i al quadrato fratto 2m, più l'energia del corpo solido uguale a sommatoria nj H nu Jane, più l'energia potenziale delle molecole del gas uguale a W n di Jane, essendo W appunto l'energia di vaporizzazione di una molecola allo zero assoluto. Si ha dunque che W è uguale alla seguente formula. Osservando ancora che nella 4 i 6 n di S integrali relativi a dxj dpj vanno naturalmente sostituiti con delle sommatorie, la 4 diventa la seguente formula. Osservando ora che se x con 1, x con 2, x con 3 sono coordinate cartesiane della prima molecola del gas, si ha integrale dx1, integrale dx2, integrale dx3 uguale v, essendo v il volume del gas. Si trova il seguente integrale e si hanno inoltre le seguenti due relazioni. Applicando la formula di Stirling si trova dunque tale formula, tale relazione, ossia limite per t molto grande, la seguente relazione. Nello stato di equilibrio P deve essere un massimo e perciò deve annullarsi la sua derivata rispetto a n di g, dove si deve osservare però che n di s uguale a n meno n di g ed n è una costante. Si trova dunque la seguente importante relazione. Di qui si ricava subito che la densità del gas è uguale alla seguente formula, in completa concordanza con la teoria. E questo era il lavoro sopra la teoria di Stern della costante assoluta dell'entropia di un gas ad effetto monatomico, di Enrico Fermi del 1923. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.